Abbiamo appena incontrato il consigliere Senna, il tuo collega. Questo consigliere era presente anche il giorno 26 maggio, quando abbiamo incontrato gli altri assessori. Non ci sono novità sostanziali rispetto al 26 di maggio. L'unico elemento di novità è che siamo stati convocati tutti il 22 di giugno a Palazzo Pirelli presso la quinta commissione trasporti, dove insieme agli altri consiglieri sia di maggioranza che di minoranza si farà nuovamente il punto della situazione in vista della possibilità, lo dicono, che entro quella data il governo, tramite per conto anche della Comunità Europea, possa stanziare dei soldi veri da destinare in parte anche alla categoria del trasporto pubblico rovinio. Fino a quella data non ci sono novità. Siamo d'accordo tra le associazioni che hanno presenziato e che hanno indetto questa giornata di presidio il trovarci in video chat oggi pomeriggio per tirare insieme un comunicato che riprenda di fatto quello che vi ho appena detto, che organizzi possibilmente una giornata di fermo appena dopo il 22, perché in relazione a quello che noi sapremo il 22 potremmo già avere stabilito una giornata di fermo e da quella data essere certamente più duri, più determinati, non solo con la regione Lombardia, non solo con il comune di Milano, ma anche col governo di questa nazione, perché è ora di finirla di essere presi per il culo. Grazie. Se c'è la possibilità di indire una giornata di fermo dopo la giornata del 22, perché non possiamo aspettare ulteriori 10 giorni di preavviso dal 22 in poi. Dovremmo essere pronti ad una protesta nel caso il 22 di giugno, per noi deadline, non ci siano ulteriori novità riguardo. Sull'aiuto da parte del Comune di Milano come lo giudicate? Un'elemosina. Abbiamo giudicato un'elemosina perché la categoria aveva messo a disposizione 400.000 euro che sono a bilancio stanziati proprio per la categoria rinnovo del parco auto. Questi soldi Comune di Milano non li ha mai spesi, abbiamo dato la disponibilità di metterli a disposizione per costituire dei buoni, dei voucher, chiamiamoli come vogliamo. Certo, c'era la speranza di andare a sommare quella quota con un'altra quota che Comune di Milano, uno dei comuni più ricchi d'Italia, poteva mettere a disposizione. La risposta è stata: non possiamo usare questi 400.000, ne abbiamo altrettanti da mettere a disposizione ad un parco di clienti che era veramente corrispondente ad un'elemosina pro capite, quindi anche questo assolutamente insufficiente.